Buongiorno e bentornati nella nostra galassia. Sono lieto di dirvi, anche se con qualche giorno di distanza, ma me ne scuserete, ho avuto da fare con Anthem, che i ragazzi di Crytek si sono fatti sentire. Ed ecco il comunicato. Prima di tutto, vogliamo dire che siamo spiacenti per il nostro silenzio radio ultimamente. Abbiamo messo tutta la nostra energia nelle ultime settimane per migliorare le prestazioni di Ant. Vogliamo tutti i nuovi contenuti, ma abbiamo concordato che fino a quando il gioco non sarà in grado di offrire alla maggior parte dei giocatori un'esperienza divertente e coerente, daremo priorità all'ottimizzazione delle prestazioni. Vogliamo fornire un'esperienza più agevole per tutti i giocatori e al momento siamo concentrati a garantire le prestazioni che avevamo durante la 3.0. Abbiamo identificato una serie di problemi che potrebbero causare cadute di FPS o particellari e che possono causare i crash e le cadute dei giocatori mentre si muovono o si avvicinano alle clou o comunque a qualsiasi cosa più o meno. Ci siamo concentrati principalmente sulla CPU e stiamo testando soluzioni per ottenere queste correzioni via patch al più presto. La prima di queste patch restituirà agli utenti i livelli di prestazione raggiunti prima della 4.0 e dopo di ciò pubblicheremo un aggiornamento più grande con ulteriori ottimizzazioni per il gioco nel suo complesso. Allo stesso tempo stiamo apportando alcune modifiche alla nostra roadmap, compresa la frequenza con cui distribuivamo nuovi contenuti e patch in generale. Sebbene non possiamo ancora rivelare questi dettagli, il punto chiave qui è questo. Ci concentreremo al 100% sulle prestazioni per il prossimo futuro. L'intera squadra, attraverso tutte le discipline, si concentrerà su questo. Ci saranno presto altri annunci, il prossimo probabilmente sarà quando avremo finito di rielaborare la nostra roadmap per riflettere questi cambiamenti interni e poterla condividere con noi. Migliorare le prestazioni è un processo continuo e continueremo a condividere quante più informazioni il più rapidamente possibile. Bene, questo era il comunicato. Non so come prendere realmente questa notizia, perché se da una parte sono felice che la Crytek ha capito la principale problematica di questo titolo, dall'altra la missione totale della mancanza di novità all'interno del titolo stesso per il prossimo futuro mi fa preoccupare e non poco. Voi cosa ne pensate? Fatelo sapere qua sotto nei commenti. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.